questo che sto agitando come libretto di Mao si vede solo nelle prime file, ma è il film giapponese di Lupin III. Ora, quando noi vediamo un film tratto da un fumetto, di solito noi vediamo una interpretazione, si potrebbe dire addirittura una rielaborazione, perché il cinema porta il fumetto sullo schermo cercando di tradurlo in forme strettamente cinematografiche. Quello che stiamo per vedere, questo simpaticissimo episodio di Lupin III, è un esempio di cinema cosplay, c'è un cinema d'amore. Voglio dire che qui si mira alla identità fra i personaggi che lo interpretano e il cartone animato. Penso che sia il portavoce Diego Caponetto. Buonasera a tutti. Diego, ci presenti questi nostri figuri? Beh, intanto un applauso Banda Lupin e Cattivi al seguito. Benvenuta. Bene, allora, loro sono il gruppo AAA Cercasi Lupin, un gruppo pluripremiato, come dicono molte testate giornalistiche ultimamente, esattamente. E abbiamo Tommaso Strignano nei panni di Lupin IV. Andiamo a cascata, poi abbiamo Elena Ponte nei panni di Fujiko. Massimo Codutti nei panni di Gero Nishikawa. Ettore Stramare nei panni dell'ispettore Zenigata. Ultimo ma non meno importante, il tenebroso Stefano Del Fabbro. Poi al centro abbiamo il boss Mayer con relativi scagnotti. Una domanda a tutti, premesso che siete perfetti dal punto di vista della somiglianza, quanto ha giocato proprio l'aspetto della somiglianza fisica e quanto invece ha giocato una simpatia per il personaggio nell'interpretare? Jigen, tu non potevi fare Fujiko, ma quale la tua scelta, da dove è nata? La scelta è nata veramente da Gemon, da Max Codutti. Quando abbiamo iniziato questo progetto come cosplay, mi ha detto tu farai Jigen, e da lì è uscito quello che era già dentro di me, quindi era già dentro Jigen. Sì, beh, tu sì. In realtà io non avevo grosse chance, nel senso che lui è perfetto per Jigen. Lupin non ci assomiglio, sì. Fujiko non ho abbastanza seno, quindi mi è venuto automatico fare Gemon. Con un po' pittura, no? Ma credo Giorgio che... Ci guadagniamo, no? Ecco, ci guadagniamo. Ci abbiamo guadagnato. Ciao a tutti, paparini! Io ho un attimo l'emozione qua davanti a tutti, cioè, è la prima volta. Poi devo ringraziare soprattutto loro due perché mi hanno scelto loro inizialmente e Diego naturalmente. E le basette sono tue o sono per il personaggio? Ma le basette abbiamo proposto, cioè mi hanno proposto di attaccare. È meglio non dirlo. Vogliamo passare un attimo il microfono alla legge? All'Interpol. Questa sera, buonasera a tutti, questa sera, visto che è una sera di festa, ho deciso di lasciare stare Lupin oggi festeggeremo. E che dire, il nostro è stato un esperimento che devo dire è riuscito bene,
è riuscito bene, Giorgio l'avrà visto, e quindi siamo estremamente contenti. Ci auguriamo che anche voi, insomma, sappiate godere di questo piccolo spettacolo, di questo piccolo lavoro che abbiamo fatto, progetto, e tenendo conto anche il fatto che il budget è stato analogico, cioè zero, e quindi insomma nel giudizio non siate così inclementi come magari potreste essere. Noi siamo estremamente contenti comunque del risultato. Ora, per non fare gaffe mondiali, vorrei lasciare a te l'incarico dei ringraziamenti che tradizionalmente chiudono questi incontri. Bene, allora, beh, tanto grazie a tutti voi, un applauso per tutti voi. Grazie alla banda Lupin, grazie sentitissimo ai miei collaboratori, nonché attori, fetici e quant'altro, e grazie alla mia compagna che mi sopporta e mi supporta, e grazie alla mia famiglia, grazie alla mia mamma sicuramente, sicuramente quella la ringraziamo. Ah sì, ecco, chiaramente d'obbligo ricordare l'associazione Ludico Culturale Nova Ludica di Palmanova, che ha permesso che avvenisse questa cosa, perché appunto l'incontro che c'è stato con la banda Lupin è venuto fuori appunto grazie a un'iniziativa di Nova Ludica per cui appunto, con cui appunto collaboro. E poi ovviamente grazie a CEC, al Visionario, per questa bellissima opportunità. Abbiamo ricordato prima che questo ha qualcosa a che fare con l'attività, con l'attività del cosplay che abbiamo iniziato come fare film. Sì, esattamente, infatti Nova Ludica è entrata anche in questo discorso. E quindi lunga vita a questa attività e soprattutto lunga vita a Lupin.